seguici su Facebook, iscriviti alla nostra community Musici e Poeti, i poeti e cantautori si sfidano su Radio Città Fujiko. Ciao, allora, oggi problemi tecnici, il computer fa un po' quel che gli pare. Siamo alla seconda fase eliminatoria di Musici e Poeti, questa quarta edizione, singolare attenzione, tra poeti e cantautori ad alto coinvolgimento di pubblico. Perché alto coinvolgimento di pubblico? Perché è il pubblico a votare, il pubblico a votare da casa, con SMS, con email, con i mi piace su Facebook. E anche oggi abbiamo quattro concorrenti, oggi due poeti e due cantautori. Allora, i poeti ve li presento subito. Oggi abbiamo una donna, vorrei un applauso. Fatelo anche voi ragazzi da casa, un applauso di là, un applauso simbolico. Abbiamo la nostra Maria Ausilia Di Falco. Maria Ausilia Di Falco che sarà in concorrenza con un altro poeta che è Davide Gesù, detto anche Davide Cortesi. Potete anche salutare, non, perché i sorrisi da casa non si vedono, quindi bisogna che vi facciate sentire voi. Poi abbiamo un attimo di poca timidezza e ci piace. Poi allora intanto vi ricordo come si fa a votare. Si vota con gli SMS a 331-188-2940, questi sono gli SMS. Poi si vota con le mail a musicipoeti@libero.it. Poi si può votare anche cliccando il mi piace sotto gli audio video postati sul nostro gruppone, dico gruppone perché siamo già in 10.800, che si chiama Musici e Poeti, i poeti e cantautori si sfidano su Radio Città Fujiko e che potete trovare su Facebook naturalmente. Allora, farei partire immediatamente la gara dal primo poeta, ve lo presento, lui si chiama in arte Davide Gesù, ma il suo nome è Davide Cortesi, lui è di Lecco, giusto? Sì. Di sé dice: da sempre scrivo, compongo, creo, invento, sperimento e gioco con le parole. Non sono all'altezza di definirmi poeta, ma almeno mi diverto a provarci. A tempo perso sono anche comico. Comico? Sì. Ah, ma dopo allora ci fai ridere. Comico, cabarettista e YouTube. Cosa significa YouTuber? YouTuber è una persona che fondamentalmente dedica gran parte del suo tempo a fare video su YouTube. Quindi tu sei anche il regista a questo punto. Esatto, sì, gestisco il mio canale con video, con idee, con proposte, insomma, di vario tipo. Ok, perfetto, facciamoci un po' di promo. Il tuo canale si chiama? Gravida Productions. Gravida Production, ok, vabbè, perfetto, ci piace il nome. Tu sei anche in finalissima regionale per il campionato di Poetry Slam organizzato dalla Lega Italiana Poetry Slam domani pomeriggio a partire dalle 16 al Sereno 80 di Via della Torretta 12 qua a Bologna. Ricordiamo che sarà una gran festa perché ci sono 12 concorrenti in gara, crescentine, vino, birra, jam session, open mic, chi più ne ha più ne metta. Cosa ti piace del Poetry Slam? Mi piace il fatto di proporre le proprie creazioni, le proprie poesie, i propri scritti al pubblico e quindi avere un riscontro popolare sul gradimento appunto delle poesie. Ok, quindi non ti intimidisce metterti in gara e farti giudicare, eh? Ricordiamo no. I nostri giurati, perché oltre tutte le votazioni del pubblico noi facciamo anche votare ogni sabato due giurati molto importanti oggi, perché abbiamo Ettore Pancaldi, attore, ha lavorato anche con Pupi Avati, poi abbiamo un musicista di tutto rispetto, Rocchettaro Furetti, Roberto Brunetti in arte Ricchio Galassia, che adesso tra l'altro sta anche collaborando con Mimmo Camporeale, che è stato uno degli storici tastieristi di Vasco Rossi. Quindi insomma, di là ragazzi c'è qualcuno che ha le orecchie ben preparate ad ascoltarvi. Allora, bene. Io direi, Davide, che a questo punto hai 3 minuti di tempo e intanto sai che cosa devi fare. Signori e signori, Davide Gesù. Allora, io vi presento una poesia monovocalica. Giusto. Poesia monovocalica con la vocale E. Titolo: Che belle tette. Che belle tette, sfere perfette, gemme tenere, perle eccelse, stelle eteree e leggere. Che belle menne, né tedesche né greche, né berbere né ebree, venete. Che pere, presenze belle rette, sebbene ferme strette e represse. Che mele, vere, snelle, degne zeppe e scelte recentemente. Che benessere vederle, sempre le stesse, dense, pregne e leggermente fresche. Escrescenze estese, terze, seste e belle spesse, che bel vedere. Belve tremende, serve plebe, segrete essenze settecentesche. Nel presente pesche terrene nell'etere, mentre nell'Eden bellezze eterne, perché benedette.
Che presepe! Prenderle grezze e tenerle per sé, reggerle, spremerle, vederle crescere brevemente, vederle emergere nel gregge, premere per renderle esperte, perverse, severe, e per vederle splendere. Che feste! Sembrerebbe che c'è gente per bene, credente, fedele, che se le vede sente febbre, sente le vene fredde, sente herpes e stress. Ebbene, sente l'es che emerge, mentre precede perenne le lente pene estreme. È l'es che deve gemere per spegnere sete fremente. Ed esce erpesce, vede ergere serpente e sente che deve celermente espellere, sente che deve emettere certe creme, sente che deve secernere del seme. Ebbene, seghe. Ok. Allora, mi piacciono, da matti i commenti fuori onda perché sono bellissimi. Oh, mi piace perché anche Maria Ausilia ha dimostrato una certa spiritosaggine, una certa ironia ridendo come una matta, no? Perché io la prima volta che l'ho sentita questa mi sono, non si può dire scompisciata in radio, lo diciamo, chi se ne frega, va bene. Allora, vorrei dare un attimo, eccolo qua, il microfono ai nostri giurati. Allora, chi è che vuol dire due cose sulla gara? Ettore, tocca a te, sei più anziano, sei quello che ha più autorità. Tu sai che io la seguo non da questa volta, non da quest'anno, e sono uno degli assidui votanti anche in Musici e Poeti, no? È vero, tu voti sempre, vero? Anche perché mi piace molto, mi piace la musica, mi piace la poesia, quindi ci sei. Sono a nozze. Quindi hai una buona stima di questo contest. Ma sì, e poi dopo anche perché bisogna premiare la tua iperattività. E la loro anche iperattività. Sì, ma però se non ci fossi tu non avremmo l'occasione di sentirli. Grazie. Allora, come ve la siete cavati in giuria? Vi sono piaciuti? Siamo arrivati alla fine, sono stati bravissimi. Io per essere sicuro ho dato tutto uguale. Io sono un democratico in questo momento, cioè ho cercato di non farmi condizionare da nulla. Okay. E allora ho detto, per me possono vincere tutti. Okay. Però so che non possono vincere tutti. Dai, dichiarate i voti. Ah, li possiamo dire. Sì, perché poi alla fine io comunque loro lo sapranno. Vabbè, dai. Parto io a prenderle. Calma. Dai, che c'è l'orologio che va bene, assista. Maria Ausilia di Falco. 8. Davide? Sì. Gesù, giusto? 8. Stato bravo. Sì, fino a qua ci sono arrivato. Devo così andare avanti? Sì. Claudio Ventura? Sì. 8. Alessandro Savino Project? 8. Ole, un applauso per il No, perché io, cioè, una cosa mi piace per una roba, allora non riuscivo, ho detto vabbè, adesso faccio così, tanto. Allora, dai, adesso siamo curiosi, invece Ettore gli dai i voti, è bravo, Ettore. No, è stato piacevolissimo ascoltare tutti, 4, e quindi ho dato pochissima differenza da uno all'altro. Quindi Maria Ausilia di Falco 9, Davide Gesù 10, Claudio Ventura 10 e Alessandro Project 8. Perfetto, benissimo. Succede che voti alti, ragazzi, che giro. E adesso vorrei fare in conclusione un'ultima domanda ai nostri concorrenti. Davide. Oddio. Ragazzi, oggi veramente è una puntata che era da vedere. Più che... Beh, il mio sogno è che non cada un microfono mentre sono in una diretta radio. Senza... No, il mio sogno è riuscire a lavorare divertendomi. Ah, che cavolo, questo è un bel sogno. Ma di che segno sei che hai questi sogni così concreti? Io sono comico, quindi ho doppio segno. Ah. Sono toro davanti e vergine dietro. No, scherzo, sono cancro. Cancro, pensa a te, perfetto. Ok, io vi saluto, vi metto la sigla, vi lascio a una bellissima domenica di sole e ci sentiamo sabato prossimo. Ciao!